Ave a tutti ragazzi, sono Alessio PCM e vi do il benvenuto o il bentornato sul mio canale. E oggi continueremo la nostra campagna con l'Egitto Tolemaico, in cui cerchiamo di creare un grande impero africano. Nello scorso video eravamo rimasti a questo punto, ovvero con i nostri eserciti che si muovevano verso i territori di Aksum per riprenderli dopo il loro tradimento, possiamo dire, in cui ci hanno occupato questo territorio qua che volevo assolutamente io. Tra l'altro abbiamo anche un esercito qua che si sta muovendo verso il territorio Yathrib dei Minei, territorio che tra l'altro poteva anche essere attaccato da Nabatene, che ormai ha consolidato un impero veramente grosso, devo dire. Ha sotto il suo controllo ben 6 città, non è per niente male, sono forse grossi quanto noi. E ok ragazzi, quindi direi che cominciamo a muovere questo esercito che abbiamo qui, lo muoviamo a nord, gli eserciti nemici... Sono discreti, ma dovremmo riuscire a liberarcene. Tra l'altro, se facciamo prima un sabotaggio, magari pozzi avvelenati, ok, dovremmo anche riuscire a fare qualcosa di buono. Quindi, vediamo un attimo se il sabotaggio funziona. Sabotaggio non riuscito, ma quando mai? E mettiamo sotto assedio la città. Assedio che viene benissimo e che possiamo anche fare come battaglie automatiche. Oddio, perdiamo molti uomini, però ragazzi sapete che vi dico, non c'ho voglia di combattere un'altra battaglia con questi barbarossi qua. Quindi la facciamo così, e la facciamo in modalità equilibrio. Grado aumentato della spia, tra l'altro. La vittoria è nostra, e coi prigionieri che ci facciamo? Li schiavizziamo? Sì, dai, li schiavizziamo. Ok, l'esercito dei Minei è scappato. Ah, ma la vittoria non è stata completamente nostra. È stata una vittoria di misura, in cui però non siamo riusciti a occupare l'accampamento. Ah, cazzo. Che palle. Questo può essere un problemuccio. Va bene. E allora, facciamo 6 di grado Iolante. Iolante che ormai ha 47 anni, ma teoricamente potrebbe far tutto, ma non riesce mai a fare niente. Vabbè, questi sono... Porca miseria, sono dettagli. Gli facciamo fare... Questo qua. No, anzi. Questo. Va bene. Poi l'orgoglio di Bastet possiamo alzare. Cioè, mettere un'altra abilità. Gli mettiamo inesorabili conquistatori, direi. Anche il generale possiamo dargli qualcosa. Lui è Giorgio, il nostro caro Giorgio. E direi che gli diamo questo qua. Generale, a livello 2. O se no, no, sì, gli diamo questo. Perché le altre abilità sono belle, ma preferisco questa. Generale a livello 2. Poi questo esercito qua lo muoviamo ancora verso sud. Questo esercito qua lo muoviamo ancora verso sud. Tra l'altro potremmo anche infoltirlo ancora un po'. Abbiamo un bel po' di unità d'arcieri. Direi che andiamo a togliere questi qua egiziani e andiamo ad arruolarne altre 2 di arcieri egizi. No, ho sbagliato. Altre 2 di arcieri nubiani. Ah, che non possiamo fare, vaffan bagno. Quindi li ho tolti inutilmente. Devo riarruolare gli arcieri egizi. Ok, gliene mettiamo altre 3 allora. Quante ne hanno di acceri così? 5, 6, 7, 8. No, ne bastano 7. E abbiamo... Mettiamo un'altra unità di elefanti. E ci avanza ancora un'unità. Cosa posso mettere? Ne metto un'altra di... Bicchieri, direi. Bicchieri con corazza? No, bicchieri normali. Va bene, e questo esercito così è completo. Poi, mi avete detto di cambiare qualcosa nelle costruzioni qua. Mi avete detto di tirar giù questo forno qua. No, questo essiccatore di mattoni qua. E di costruire qualcos'altro. Tempio. Volevo fare quello di Zeus Ammon, ma non si può. Lo faremo al prossimo turno. Quando avremo più soldi. Dobbiamo anche rifare la città. Ok. E direi che possiamo passare questo turno. No, scusate, non possiamo passarlo. Scherzavo. Dobbiamo muovere ancora i nostri agenti. Questo qua lo muoviamo a scoprire questo insediamento qua. Mentre i due missionari. Missionari, due dignitari stanno già lavorando. Ok, adesso possiamo veramente passare il turno. E rieccoci qua, siamo stati sabotati, Giorgio è stato sabotato, porca miseria. Tra l'altro un altro Giorgio è pronto al comando, il dignitario è salito di grado, bene. Ah, questo Giorgio qua, vabbè, ma non importa, è dell'altra dinastia, quindi che rimanga là. Non possiamo agire perché siamo stati sabotati, porca miseria. No, volete vedere che Aksum ci frega un altro insediamento? Volete vedere? Ma porca miseria. Vabbè, facciamo un altro sabotaggio? No, non lo facciamo. Cerchiamo piuttosto di fare qualcosa alla loro spia. Vediamo se riusciamo a farla passare dalla nostra parte con coercizione. È difficile che riesca, però. Porca miseria, sì, ragazzi.
Abbiamo un'altra spia, Attisane, che adesso è dei nostri. Gli diamo furtività, segno veleno, no, questa. Gli diamo questa abilità qua e diamo anche l'abilità a Malanokak, questo qua, di cui non riesco a capire il nome. Direi che gli diamo questo qua che gli aumenta l'amministrazione. Muoviamo ancora a sud questo esercito qua che ormai è al completo. Va bene. L'orgoglio di Sekhmet, ah, era questo qui, ok. Che va bene così per il momento. Poi abbiamo la casta di Horus qua, che muoviamo ulteriormente a sud, ormai lo possiamo spostare qui. Questo esercito qua a nord purtroppo non è armato come volevo, però vabbè, non importa. Piuttosto magari ne prendo una di mercenari. No, costano tantissimo, quindi no, stavo scherzando. Non so questi soldi da dove sono spuntati, però mi va bene così. Così possiamo costruire la megalopolis, fare l'altare di Zeus Ammon. E cosa facciamo? Qua facciamo un bel foro pubblico. E abbiamo finito un'altra volta i soldi. Al prossimo turno direi che attacchiamo Yathrib. E forse possiamo anche dichiarare guerra ad Aksum, però vediamo. Stiamo venendo attaccati dai Minei. Direi che con una battaglia automatica li massacriamo. Se la facciamo aggressiva, abbiamo più possibilità di successo. Ah, cazzo! Stiamo aiutando, no, stiamo aiutando Aksum, guardate. I soliti stronzi che ci rubano il territorio. Guarda, guarda, guarda. Prigionieri li uccido perché sono incazzato e l'hanno occupata. Se mi stanno sul cazzo, ragazzi. Se mi stanno sul cazzo. Ok, Aksum ha finito di vivere per me. No, no, quello dei Minei mi sabotano. Vuol dire che non mi posso muovere al prossimo turno, speriamo di no. Tra l'altro stanno muovendo un esercito verso sud, ottimo. Ok, ieri, eccoci. Misteri Eleusini ci dà un bonus all'ordine pubblico. Ottimo, questo ci serviva. Tentativo di sovversione militare. Tentativo, quindi non è riuscito. Aiutanti aumentano, più 5 al morale per tutte le unità di elefanti, più 1 all'autorità. A chi lo dà? A Giorgio. Giorgio che è? Quello a nord. Sostituisci, dai, va bene. Costruzione completata, mercato all'aperto. Ottimo. E ragazzi, m'hanno rotto le balle, davvero. M'hanno rotto le balle. Questi qua sono tutti i missionari di Aksum, va bene. L'esercito dei Minei invece, dov'è che l'ho visto che si stava muovendo? Si stava muovendo qua da qualche parte, però l'ho perso. Vabbè, non importa. In ogni caso, Aksum ha occupato là. Porca miseria, Aksum ha occupato là. Ok, sapete che vi dico quindi? È arrivato il momento. Muori Aksum, annulla satrapia. Rompere accordo commerciale. Dichiara guerra. Adesso avremo una reputazione di merda. No, non è vero, non abbiamo una reputazione di merda. E ok, allora dato che non abbiamo una reputazione di merda, direi che possiamo stringere qualche accordo commerciale se ci riusciamo. Accordo commerciale tra l'altro che hanno rifiutato tutti, ragazzi. Nessuno ha accettato un accordo commerciale con noi. Che rottura di balle. Vabbè. Andiamo a fare un po' di sabotaggio. Fornitura di veleno qua. Diritto annullato in Etiopia. Ah, perché non è più sotto il mio stendardo, giustamente. Sabotaggio militare riuscito. No, ho sbagliato. Non dovevo fare circonda. Prendiamo subito questa città qua. Facciamo modalità aggressione. 1, 2, 3, 4. Pam! Brutto infame, t'ho ammazzato. Occupiamo la città. Va bien. Qua ci sarà da convertire il tutto. Questo qua, ispettori delle tasse, ottimo. Fantastico, davvero. Ok, poi qua ci sarà da convertire, però lo facciamo con calma. Poi direi che andiamo a occupare qua. Facciamo modalità equilibrio. Ok, e abbiamo occupato anche Eudaemon. Voilà. Oh, e adesso il nostro impero è già tutta un'altra cosa. E allora, qua che eserciti hanno? Hanno due eserciti che fanno veramente schifo. Quindi, noi muoviamo ancora il nostro esercito a sud. E al prossimo turno riusciamo ad aprirli in due. Tra l'altro, hanno un esercito qua, ecco perché. Hanno un esercito lì. Poi, convertire i territori. Non possiamo farlo perché non abbiamo abbastanza soldi. Quindi, cominciamo a farlo qua. Cominciamo a farlo qua e facciamo questo qui. Ok. Poi, vediamo un po' com'è il morale. Ah, cazzo, ci sarà una ribellione al prossimo turno. Anche se gli tolgo le tasse?
anche se gli tolgo le tasse, va bene, quindi tassiamoli comunque. In quest'altra provincia invece com'è il morale? Meno 10, no, qua va bene. È in questa provincia che ci sarà una ribellione piuttosto. Ed è una cosa che non mi va molto a genio, però ragazzi, che ci possiamo fare? Tra l'altro c'è un esercito dei Minei che è qua da qualche parte, vorrei solamente sapere dove. Vabbè, non importa. Passiamo il turno e vediamo cosa succede. Ah no, posso fare un editto. Perché controllo una provincia, davvero? Posso fare ancora un editto e dove lo faccio? Non controllo nessuna provincia in particolare. Ah beh sì, controllo l'Egitto. Ok, allora facciamo all'Egitto e facciamo raccolta delle tasse. E passiamo. Stiamo venendo attaccati. Questi qua chi è che sono? Sono i ribelli. Wow ragazzi, sono troppi. Ho paura che non riusciremo a farcela. Dai, facciamo in modalità protezione. Boom, colpo nei coglioni, morti anche loro. Ci mancherebbe uno. E li uccidiamo tutti. Eccoci qua ragazzi, rivolta a Marib. C'è appena stata direi. Ok, poi ricerca completata, archivio economico. Subito acquisisci notorietà Aristide. E poi, guerra dichiarata, guerra Karakene. Guerra e Karakene sono... Karakene è questa, guerra è questa. Ah. Beh, io non tifo per nessuna delle due in particolare, sinceramente. Ah, i Minei sono qua. Vuol dire che il loro esercito è lì. Eccolo qua, infatti. Che si muove verso Marib. Ho il dubbio che la guarnigione non riesca a fare molto. Quindi comincio a spostare questo esercito a sud. Poi, vediamo subito il suddito che richiede attenzioni. Un mercante proveniente da terre lontane desidera commerciare in possesso della seta. Ok, assumi il monopolio. Questa qua succede abbastanza spesso. Poi, ricerca. Andiamo a fare... Andiamo a fare... no, mi piace questa. Anzi. Vediamo se ce ne sono di più interessanti dal punto di vista civile. Questo qua ci dà ancora più ricchezza per l'agricoltura. Quindi facciamo un'altra ricerca agricolturale, direi. Sì, mi va più che bene. Poi, qua ormai la rivolta c'è stata, quindi siamo di nuovo a... Siamo in positivo praticamente. Spostiamo questo esercito a nord, anche se ci sono questi qua qui. Tra l'altro ho visto che Aksum sta muovendo un esercito verso Meroe. Ma cosa vogliono fare considerando che non hanno uomini praticamente? Boh. Hanno pochissimi uomini qua e riusciamo a occupare Aksum. Battaglia automatica a palla. Modalità aggressione e la vittoria è nostra. E abbiamo finalmente occupato sto cavolo di territorio che ragazzi è stato una tragedia. Grado aumentato di Tolomeo, tra l'altro, cosa ottima, buona e giusta. Il nostro faraone deve diventare un grandissimo bomber. E gli diamo anche a lui generale qui. Eccellenza, wow. Oh ragazzi, mi sento libero adesso che abbiamo conquistato là. Davvero. Tra l'altro possiamo ampliare qua dei territori, però prima dobbiamo convertire tutto, quindi un passo alla volta e cominciamo a convertire tutto. Convertiamo qua la cittadina, la facciamo. Cibo ci serve, no, la facciamo diventare un posto commerciale, cioè sulla Arabia Felix, sulla punta, cazzo, questa deve essere commerciale al 100%. Cittadina mercantile, quindi. Aksum invece, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. No, non abbiamo abbastanza soldi. Va bene, allora per Aksum passiamo. I nostri eserciti li abbiamo mossi e direi che ci accontentiamo così. Ah, cazzo ragazzi, i Minei ci hanno attaccato e con la guarnigione direi che non riusciamo assolutamente a reggere, anche se questa città le mura. Con tutta la buona volontà non posso reggere l'assedio. Per l'amor di Dio, posso provarci? Oddio, hanno 738 uomini, noi ne abbiamo 540, quindi potremmo anche provare. Sapete che vi dico? Proviamo a combattere questa battaglia, voglio vedere cosa riesco a fare, per curiosità. Ok ragazzi, eccoci qua, inizio battaglia, il nemico sta arrivando. Io ho schierato i nostri uomini qua proprio in procinto delle loro scale. E vediamo cosa riusciamo a fare. Direi che mettiamo, anzi hanno già il fuoco automatico i nostri frombolieri. Qua bene o male abbiamo i nostri opliti che sono truppe discrete. Sfortunatamente non possiamo fare la falange, ma penso che sia meglio resistere sulle mura piuttosto che cercare di fare una resistenza poi sotto quando ci soverchierebbero per numero. Quindi
Vediamo qua come va. Tanto loro poi hanno come resto solo cavalleria e la devono far scendere da cavallo sempre che possono. O perlomeno devono riuscire ad aprirgli le mura qua sotto per farli arrivare. Quindi se questa fanteria non riesce a sfondare potremmo anche avere vinto. Ok ragazzi, sono arrivati, sono sotto il nostro fuoco come potete vedere. Sia quello delle torri sia quello dei nostri frombolieri. E stanno già cominciando a perdere un po' di uomini, perlomeno qua ai lati. Come potete vedere ne hanno perso qualcuno. No, questi sono fiori, scherzavo. Ne hanno perso uno qua e qualcun altro qui, dove li stiamo prendendo ancora più al lato e quindi ciccio. Tra l'altro questi qua stanno salendo in un punto che non avrei voluto. Stanno salendo un po' troppo spostati, quindi devo spostare leggermente i nostri uomini. Direi che li spostiamo tipo così. Va bene. E questi li spostiamo più in qua. Va bene. Correte ragazzi, correte. Voi dove state andando? Vi ho detto di andare qua. Guarda che geni, guarda che geni che devono andare di qua per controllare. Ho il dubbio che qua ci inculano. No, forse no. O forse sì. Vabbè, vediamo cosa riusciamo a fare ragazzi. Abbiamo anche un generale di guarnigione, vediamo se riesce a resistere un po'. Tanto qua non sono neanche tantissimi che ci prendono dal lato, quindi ci va anche bene così. Tra l'altro, chissà da che cazzo di angolazione li stanno prendendo, perché davvero. Ok, spostiamo questi qua e le scale sono arrivate ragazzi, stanno arrivando. Proprio fierissimi stanno arrivando, è caduto uno dalle scale, l'ho visto. Ed eccoci qua raga. L'arrivo in massa dell'esercito nemico. Vediamo se riescono a fare qualcosa, se i nostri uomini riescono a fare un minimo di resistenza. Questi qua tranquilli. Ma sì, sta scendendo il nemico, ma che sarà mai? Cosa volete che sia? Questi? Come diavolo hanno fatto a scendere? Iddio sa come hanno fatto. Tra l'altro stanno andando dei frombolieri. Vabbè. L'importante è che non riescono ad aprire il cancello, perché se riescono ad aprire il cancello potrebbe essere un grave problema. Questi chi sono? Gli spadaccini, cazzo, gli spadaccini del re. Ok, quelli se ne sono andati. Bombardate gli spadaccini reali, perché quelli potrebbero essere veramente un problema. No, neanche spadaccini reali, spadaccini nobili. Su, dai! Bombardati da tutti i fronti. Questi come diavolo hanno fatto a scappare? Cioè, io ho aperto le porte e li ho mandati a fare in culo, vabbè. Ottimo. Direi che bene o male stiamo resistendo. Sì, li stiamo rispedendo a calci in culo indietro. Potremmo farcela, ragazzi. Come abbiamo conquistato le porte? Perché le avevamo perse? Ok, ragazzi, il nemico è tendenzialmente in fuga. Quelli che sono saliti sono stati massacrati. Sono arrivati giusto gli spadaccini reali che stanno tentando di fare qualcosa in quattro, perché giustamente, perché no? Oh, chiudi il cancello, chiudi il cancello, chiudi il cancello. Perché non chiude il cancello? Boh, il cancello è aperto, questi si sono fermati là sotto. Ah cazzo, ci stanno attaccando il muro, ci stanno attaccando il muro, porca miseria. Questi qua bisogna assolutamente di spostarli qua. Correte ragazzi, correte. Se ci sfondano il muro potrebbe essere un problema alquanto grave. Danni da fuoco 4%. Ok, spostiamoli giù dalle mura, spostiamoli giù dalle mura che non ci servono più e mettiamoli qua. Giù ragazzi, giù ragazzi. Ok, tanto con le scale non fanno niente perché questi qua sono tutti a cavallo. Quindi dobbiamo mettere subito, istantaneamente, le nostre falangi qua dietro. Dietro il cancello che teoricamente dovrebbe essere chiuso, ma per qualche strano lag è aperto. E tra l'altro anche le loro fionde si compenetrano nel terreno senza fare danni al cancello. Però ragazzi, sono dettagli. Non guardiamo questi dettagli che non sono neanche essenziali. Quindi mettiamo il nostro generale qui, loro qui e questi altri di qua. E preghiamo di riuscire a reggere contro di loro.
un po' di più. Questi un po' di meno. Tra l'altro riescono a passare i colpi, quindi questo vuol dire che riescono a farci danno. Vabbè. Ok ragazzi, formazione falange. Cazzo, ci stanno colpendo da là dietro, infami. Su ragazzi, andate di frombole e tutto. Vabbè, ok, contro quelli ormai non abbiamo speranze. Il problema è che ci sono tutti questi cavolo di arcieri a cavallo che stanno rompendo veramente le balle. Ok ragazzi, ho deciso di spostare un secondo le nostre falangi perché qua stanno semplicemente subendo il fuoco senza fare niente. Quindi non ne valeva la pena, li ho spostati un attimo qua dietro e se il nemico riesce a sfondare li risposto là. Tra l'altro, come potete vedere, ormai sono tutti qua davanti che cercano di sfondare il cancello. Vediamo come si evolve la cosa. Ok ragazzi, una delle nostre unità di frombolieri ha finito le munizioni. Tra l'altro il cancello, come potete vedere, è al 92% di danno. Quindi andiamo a rispostare i nostri fanti reali qua. Cioè fanti reali, la nostra... sì, fanteria con picca. La nostra fanteria con picca d'elite, diciamo. E vediamo cosa riusciamo a fare. Li facciamo subito mettere in posizione. Ok, la velocità come potete vedere è accelerata perché qua ci stanno mettendo 20 anni. Tra l'altro è ricomparso il cancello giusto in tempo per andarsene a fare in culo. Ah, danni da fuoco 100% e adesso cominciano seriamente a far danni. Questo è molto interessante. È anche molto bella l'animazione, se solo non ci fosse stato quel buggone. E questo è tutto quello che rimane al nemico. Vediamo se riescono a sfondare o se si andranno a scontrare contro la nostra falange inutilmente. Ragazzi, la porta è caduta, questa è l'ultima resistenza della nostra città, vediamo se riusciamo a reggere. Tra l'altro mi sembra velocizzato, però non importa. Guardate come si schiantano. Boom, bitches. Si sono schiantati letteralmente contro i nostri uomini e la vittoria è nostra. Ragazzi, pensate che l'avrei fatta automatica e avrei perso. È stata una strage per il nemico, hanno perso tutto. Fantastico. Perfetto ragazzi, il problema dei minei direi che è risolto. Era rimasto solo questo esercito a loro e direi che ormai fra poco non rimarrà neanche questo, considerando che continueranno a subire logoramento dato che non hanno città. Uccidiamo tutti i prigionieri e li abbiamo sterminati. Fazione distrutta, minei, meno male. Intrigo politico, promozione di Giorgio. Grado aumentato di erofile, ok, facciamo subito qualcosa a lei. Commercio della seta. Ci dà 10% derivante da tutte le risorse, ottimo. A lei gli diamo l'abilità amministrazione civile, sì, gli diamo questa qua. Benissimo, tratto acquisito, Piero generale, diffidente verso gli stranieri. Giorgio statista, è quello che è stato promosso, perfetto. E costruzione completata, altare di Zeus Ammon in questa cittadina di qua. Fantastico, abbiamo pure un bel po' di soldi da parte, un bel po', oddio. Ne abbiamo qualcuno che possiamo utilizzare per ampliare. E adesso facciamo qualcosa. Iniziamo facendo uno spostamento qua. Spostiamo questi uomini qui. Oddio, non li possiamo muovere adesso. Però li sposteremo agli Atrib, che tanto non ci servono più lì. Poi c'è questo esercito qua che mi preoccupa un po' di Aksum. Oddio, sta subendo il logoramento. Però comunque è una rottura di balle. E quindi per non avere problemi sposto questo esercito qua, la casta di Horus, qui. Successivamente la casta di Horus lo sposterò qua al confine e lo utilizzerò quando attaccheremo Nabatene per attaccare Charmuta. Poi l'esercito che abbiamo qua a sud invece direi che lo possiamo tranquillamente rilocalizzare a nord e lo andiamo a spostare di nuovo a Mios Hormon. Ci metterà secoli ad arrivare, però va bene così. Perfetto. Poi con i soldi che ci avanzano cominciamo anche la ricostruzione di Aksum. Quindi Aksum, ricostruiamo questo e poi continuiamo con gli altri. Allora, cominciamo con Marib. Oddio no, Marib dobbiamo solo ampliare, quindi potremmo anche aspettare. Ma no, ma facciamolo subito. A Marib ci facciamo un bel mercato del grano. Poi Eudaemon, scusate. Cosa possiamo farci? Non possiamo farci niente perché abbiamo finito un'altra volta i soldi. Ok, niente, come non detto. Allora, miglioriamo uno di questi. Possiamo fare... allora, dato che abbiamo già l'accampamento dei Periocchioi, facciamo la caserma degli Olosideros e abbiamo finito i soldi.
Perfetto, ragazzi. Ok. Ragazzi, in questo video siamo riusciti a consolidare il nostro dominio. Abbiamo eliminato il nostro inutile e anzi dannoso vassallo e abbiamo occupato direttamente i territori che erano di sua proprietà. Adesso abbiamo interamente due province, ovvero l'Egitto e l'Etiopia. Inoltre possediamo metà della Libia, due terzi dell'Arabia Felix e un terzo dell'Arabia Magna. Direi che siamo messi discretamente. L'unico problema, ragazzi, è che adesso si dovrà attaccare Marco Antonio oppure Nabatene. In ogni caso, attaccando l'uno teoricamente attacchi anche l'altro, perché se non erro Nabatene è un suo stato cliente e questo sarà un problema molto grave. Non so infatti se riusciremo a farcela. Nabatene ce la potrei anche fare, però se consideriamo che c'è anche Marco Antonio di qua, questo potrebbe essere davvero un problema. Ed è proprio per questo, ragazzi, che nel prossimo turno io arruolerei una spia da spedire a Roma da Augusto per chiedere il sostegno di Augusto in questa guerra. Ebbene sì, ragazzi, la nostra cara Cleopatra non andrà a fare la troietta con Marco Antonio questa volta, andrà a fare un po' la troietta con Augusto. Quanti secoli ci metterei a portarla là, secondo voi, la mia spia? Secoli? È possibile. In ogni caso, magari la riportiamo prima qua in Egitto, che non ci dovrebbe mettere neanche troppo. Ok. La imbarchiamo su una nave e la portiamo noi là. Per imbarcarla su una nave, però, naturalmente ci servirà una flotta. E quindi cominciamo la costruzione di una flotta egizia. Flotta che, tra l'altro, non abbiamo ancora. E direi che utilizzeremo... dai, utilizziamo Giorgio, dato che ce l'abbiamo già. E gli diamo un octere con torre pesante. Fantastico. Non gli daremo nient'altro per il momento. La nostra flotta consisterà in questo e la utilizzeremo inizialmente solo per spedire la nostra spia. Poi vedremo cosa farci. Benissimo, e qui si conclude il nostro video, ragazzi. Spero che sia stato interessante e se così è stato, mi raccomando, mettete qua sotto un bel mi piace per supportare la campagna, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, condividete il video con amici per far conoscere il mio canale e i miei video ad altra gente e, ragazzi, a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio di questa campagna.